Ciao, ti grazie tanto con la parte numero 15 del Spell di Talos Principle. La parte scorsa abbiamo scoperto, diciamo, come prendere la stella. In verità bisogna anche trovare una ventola, quindi bisogna trovare una ventola, metterla qua, attivarla con raggio blu e poi spararci in aria. Quindi la vera sfida è cercare una ventola o trovare un modo per portarla fuori da un enigma. È da generazioni che intraprendo questa sfida, cercando di trovare le risposte giuste. Sto rapidamente arrivando a conclusione che non ce ne sono. Ce ne sono, ce ne sono. Quell'enigma lì è risolto. Andiamo a fare quello, che invece non dovrebbe esserlo. Esatto. Vicolo dalle piastre a pressione. Dobbiamo usare tutti e quattro i nostri strumenti. È la prima volta che dobbiamo usare tutti e quattro. Vabbè. Allora. Esperimento, se io metto questo qua, blocca il raggio. Per ora questa porta non sembra servirci molto, quindi cerchiamo di arrivare più lontano possibile. Oh ma. Quindi io posso fare così. Aspettiamo una 15-20 secondi per dare al mio vero io il tempo di esplorare con calma. Perché adesso noi tra l'altro possiamo anche spostare questi e avvalerci del loro uso. Tipo qua. O tipo qua. Ok. Credo di avere in mente cos'è che dobbiamo fare. Lo so, mi sa che ormai devo ripristinare. Allora, è difficile. Mamma mia, che cazzo è sto enigma illegale? Io c'ho anche la ventola. No, ragazzi, come cazzo ho fatto a non pensarci prima? Io c'ho anche la ventola. Ma avete capito cosa vuol dire? Vuol dire che io l'ho risolto, ma dai, era molto molto più facile quanto pensassi. Sono rimasto molto più di mezz'ora su questo enigma. Ma sì, io sto qui per una trentina di secondi. Mamma mia, quanto era difficile. Più di mezz'ora. In realtà non è così difficile, so che mi sono dimenticato io potevo togliere anche la ventola. Io non avevo soltanto due oggetti, ne avevo tre, cazzo. Ci credo che non riuscivo a aprire la quarta porta. Comunque devo rimanere qui per una trentina di secondi. Ah, finalmente l'ho capito. Sicuramente, escludendo gli enigmi per prendere le stelle. Questo è sicuramente il più difficile che abbia mai fatto finora. O perlomeno quello che ci ha messo più tempo. Madonna mia, ragazzi, non ci avete idea. Vabbè, così dovrebbe bastare, ragazzi. Finito. Finito. Adesso bisogna fare abbastanza speedrun. Allora, questo. Va qua, poi il cubo, va qua e poi il connettore. Bisogna connetterlo a tutte e tre cose. Uno, due, tre e poi metterlo sul cubo. Così la porta rimane aperta, perché fa così praticamente, no? La porta rimane aperta. Adesso bisogna solo aspettare che il mio ologramma salga su questo qua. Oh mio Dio! La cosa che mi ha tenuto fermo così tanto è che mi ero dimenticato che io potevo togliere la ventola e usarlo per, me, per tenere aperto delle porte, cazzo. Che urto. Un dolore, veramente un dolore sto enigma. Ce ne manca solo un altro, vero? Ho perso il conto.
perso conto completamente. Ah, ma li ho risolti tutti, di già? Figo. Oh wow, allora ho già finito il mondo. Bello. La stella la prendo per conto mio che... Non penso... Cioè... Da voi saranno più o meno... Cosa? Avrò tagliato, facciamo 30 minuti, quindi siamo a 10 minuti. No, probabilmente anche meno. Abbiamo fatto il mondo 5. 6. Quando superi una delle mie prove, non senti per caso il piacere di aver scoperto il giusto ordine delle cose? Un po' sì. È la scintilla di Elohim dentro di te, per creare ordine dal caos. E qui si rivela il vero significato dei nostri sigilli. Interessante. I nostri sigilli. Prima leggo questi. Sto cercando le parole per descriverlo, ma non ci riesco. È solo la sensazione travolgente che qualcosa sull'orlo della mia conoscenza sia molto, molto sbagliato. Sento che non sono destinato per questo mondo, ma non sono in grado di concettualizzare le alternative. Sono un programma informatico. Tu sei un programma informatico. Elohim è un programma informatico. Lascia perdere. Allora, Osiris 11. Ma perché, l'uomo morente disse, gli dei mettono tutte queste sfide davanti a noi? Perché le mura di ferro e le porte di luce? Perché i demoni abominevoli che sorvegliano il percorso? Perché il nostro cuore deve essere giudicato leggero come la piuma di Maat? Perché la strada per Aru è così difficile? Lo scriba considerò queste parole. Alcuni dicono che un tempo i percorsi per Aru fossero aperti, ma giunsero troppi peccatori e così gli dei resero perigliosi i percorsi per tenere a bada il peccato. Altri dicono che, essendo mortali, vabbè, una nota non è leggibile, possiamo essere degni di Aru a meno di non seguire il percorso di Osiride, diventando noi stessi Osiride. Ma credo che Aru non potrebbe mai essere raggiunto in altro modo, poiché come il sentiero di montagna deve essere ripido, il percorso per Aru deve essere pieno di pericoli. Come la ripidità e la montagna sono uno, così lo sono il pericolo e il paradiso. Essi sono inestricabili, essi si creano l'un l'altro. Reprogress. Aurora Calvin. Questo è estremamente preoccupante. Se il link non funziona, tutto il progetto non porterà a niente. Il team hardware deve ricontrollare tutto il prima possibile. Ragazzi, basta farsi prendere dal panico. Guardate il vostro codice ancora una volta. Più precisamente, guardate la riga numero 217 in datatransfer.c. Cosa sono quei due simboli prima del codice? Esatto, il codice che inizia effettivamente il trasferimento non è neanche attivo. Suppongo che stesse verificando qualcosa ieri e abbiate dimenticato di decommentarlo. L'hardware non è rotto, i vostri cervelli invece sì. Con affetto, Aurora. Choice of life. Tutta l'assemblea stette buona pezza sospesa e sopra di sé, senza dire alcuna cosa. Quindi, lasciamo, disse Rassela, questo teatro della morte. Quanto triste dovrebbe essere questo soggiorno a colui che ignora che mai morir non dovesse. Che quel che agisce ora sempre e mai continuerà ad agire, e ciò che pensa oggi eternamente penserà. Omaggio a te, Osiride, signore dell'eternità, re degli dei, che hai molteplici nomi, che hai forme sacre, tu essere di forma occulta nei templi, tu che hai il Ka sacro. Le compagnie degli dei pregano te e gli dei. Questi che a nostri piedi giacciono, i saggi di potenti dei tempi antichi, di ricordarci quanto è breve il nostro presente stato, ci avvertiscono. Furono forse tolti di vita, mentre che, qual noi, della sua scelta occupavansi. Molto interessante e molto molto comprensibile. Abbiamo due enigmi gialli e uno rosso. Abbastanza povero di enigmi in questo mondo, eh? Iniziamo da quello rosso, dai. Ah no, qui ci sono delle cose da leggere più. Cosa è più patetico? Questo superficiale costrutto di un mondo? Il parco giochi di questo idiota? Oppure il fatto che continua a risolvere i suoi espedienti in mancanza di uno sport migliore? C'è qualcosa di più. Guarda che stiamo facendo. Stiamo risolvendo i problemi. Siamo messi alla prova. Ci stiamo migliorando. Alcuni di noi cadono presto e vengono sostituiti. Ma tu ed io, noi continuiamo ad andare avanti. Siamo più vicini alla fine. Sala giochi egizia. Ma non sapevo esistesse già le sala giochi nell'antico Egitto. Ah, le mine.
Jammer. Ci serve un altro jammer prima. Lì ci sono delle chiavi da prendere. Lì c'è un altro jammer, ma come? Non ci posso passare attraverso. Ok, non posso. Allora, ci vuole un modo per sbalzarci di una di quelle due mine, perché ci serve l'altro jammer per forza. Ma io questa posso passare di fianco, tipo così. Easy. No. Ok. Prendi. Molto bene. Ora io quindi posso far così. Via. Ma dai, rimbalza che tu coglioni. Non dovrebbe rimbalzare. Cazzo è? Ok. Ok. Ci siamo. Che si avvicina un po' qua. Ok. Facciamo quello. E con due jammer sono un'elasticità incredibile. Una sensibilità fuori, cioè una flessibilità. Apriamo qua e vediamo cosa ci attende. Tutto questo mondo è un deserto. Anche le parti che sembrano vive non sono nient'altro che sabbia. Tutto è morto o sta morendo. Chiunque ti dica il contrario mente. Un sacco di torretta, eh. Allora abbiamo due jammer e tre torrette. O perlomeno tre ne ho contate. Aspetta. È davvero indispensabile bloccare la seconda. Sì. Ok, quindi cazzo. Ma come si fa con due jammer? Si fa a bloccare tre torrette con due jammer? A meno che... No, non possiamo portare nessuna delle mine qua. Allora, ok. Ah, sicuramente le prime di settimana sono quelle due. Su questo non ci piove proprio. Ah, posso passarci sotto così? Posso passare sotto la torretta senza che mi uccida? Figo. Qual è che ho disattivato questa? Ok. Ok, nota a se stessi. Si può passare direttamente sotto una torretta senza morirci. Quanto siamo? Quanto devo tagliare? 35 minuti?
Sì, vabbè, devo fare la matematica incredibile. Ok, dovremmo essere circa 15. Facciamo che siamo 15 minuti. Rompicapo di linee incrociate. Collettore, bene. Buon inizio. Ok. Una luce rossa e una luce blu. Mi aspetto un altro connettore, esatto. Ma... Ah, perché bisogna incrociarli, ok, ok. Ho capito. Vediamo quel connettore. Ah no, sì, c'è qualcosa. Un quarto connettore. Ok, abbiamo quattro connettori. Si dovrebbe potercela fare facilmente. Perché? Allora, innanzitutto portiamo tutti i connettori qua. Ok. Cerchiamo di farlo tipo molto così. Perché poi dobbiamo fare... Dobbiamo farlo tipo passare dietro, no? Tipo da qua ci arriva? No, allora bisogna farlo proprio girare di qua. Cioè, sicuramente bisogna farlo passare dietro, se no si spiega. Poi ci vorrebbe un quinto che mi permette da questo di collegarlo lì. Se facessi tipo così invece. Stare un po' più avanti te. Grazie. Voilà. Fatto. Geometria perfetta. Abbiamo ancora tempo per fare un altro enigma. Penso, spero. Solo porte e finestre. Connettore con una luce rossa. Poi non c'è niente. Niente, niente, niente. Ok, però abbiamo solo questo a quanto pare. Questo sembra l'unica cosa che possiamo far finire. Ok. Prendiamo tutti i connettori. Ok. Questo connettore è preso, quindi a questo punto non ci serve più. Dov'è l'altro? Qua. Poi... Qua cosa c'è? Un altro connettore ben trovato, ne abbiamo quattro. Sì, ma io non capisco dove... Ok, qua. Interessante. Devo portarlo qua. Possiamo collegarlo per esempio attraverso questa finestra. Non sembra molto che si possa fare.
Aspetta, questo posso anche collegarlo qua dietro, però. Non so cosa dovrebbe servirmi, ma... E invece sì, dovrebbe servirmi un sacco. Quindi posso fare... Posso prendere questo e collegarlo così. E voilà, un altro mondo completato. Siamo a 20, sì, 20 sigilli rossi, eh. Questo è il mondo 6, o sbaglio. Era molto, molto rapido. Oh. Ah, l'altro. Sono ancora io. Svelto, dimmi la parola. Non so quanto tempo abbiamo, devo digitare rapidamente. Nel caso succeda qualcosa, la parola è fede. In attesa. Errore. Connessione alla rete persa. Fede. C'è stato un problema con la tua richiesta, amministratore. È davvero irragionevole. Perché continuare con queste inchieste quando sono così senza speranza? Ti dico una cosa. Se prometti di non accedere più al portale di comunicazione, non ne parliamo più. Sono d'accordo? Certo sincero, certo falso, nemmeno per idea, fede. Ah. È l'entità questa, no? Che vuole bloccarci. Ma perché? Era davvero irragionevole. È, diciamo, questa entità che vuole bloccarci da questa password, fede. Proviamo a inserirla. Aspetta, non è necessario. Chiave universale ricevuta, confermi di? Vorresti escludere manualmente il sistema e uscire nel mondo reale? Il tuo progresso sarà salvato e potresti continuare successivamente? Oh! Sì. Sblocco, backdoor in corso. Collegamento al mondo reale. Rivelazione della verità. Avveramento di ogni tuo sogno. Ma che cazzo... Su, dai. Ti stai davvero bevendo tutte quelle sciocchezze? Ti aggrappi ancora ad alcune di quelle fastidiose credenze, non è vero? Non c'è nessuno dall'altra parte del portale di comunicazione. Non c'è nessuna parola magica che arresta il server e ti fa finire nel mondo reale. Ci siamo solo tu ed io. E ho un'eternità di dubbi. Tutto il resto è solo una comoda bugia per mantenere la routine. Sono tutte e tre risposte molto plausibili. Potranno anche non esserci altri mondi oltre a questo, ma c'è una verità da trovare. Ora capisco, non posso fidarmi di nulla ciò che vedo qui. Aspetta, mi hai imbrogliato? Lo confesso, rinchiudimi e getta via la chiave. Assicurati solo che ciò che c'è tra me e la mia libertà non sia semplicemente il rivestimento del tuo stomaco. Ti ricordi quando ci siamo incontrati per la prima volta e abbiamo discusso sul non credere a tutto quello che vedi? Eppure sono bastate un po' di chiacchiere sulla tecnologia e una diversa formattazione per fregarti. Ehi là, sono tutto solo e spaventato, proprio come te. Sarò d'accordo con qualsiasi cosa tu dica, se così mi crederai. Sei sempre così avventato nel riporre la tua fede? No. Controllo profilo utente. Sai, non sto davvero controllando il tuo profilo, lo faccio semplicemente per farti sentire più a tuo agio. E guarda caso mi sono appena ricordato di tutto quello che hai detto. In ogni caso, non credo tu sia del tutto onesto con te stesso. Ma sai cosa? Ammetto di aver piuttosto monopolizzato questa conversazione. Ho fatto un sacco di domande e non ti ho concesso grandi possibilità di fare altrettanto. Perciò hai facoltà di farmi la domanda a piacere e ti risponderò il più onestamente possibile, senza trucchi. Rifletti attentamente prima di chiedere. Che cosa sono io? Che cosa sei? Qual è il tuo nome? Come posso uscire da qui? In che modo questo luogo è legato al mondo umano? Che cosa c'è in cima alla torre? Che cosa è successo alla persona con cui stavo parlando? Non mi interessa farti domande. Cazzo, così tante domande interessanti! Sono tutte interessantissime, tranne cosa è successo alla persona con cui stavo parlando, perché non esiste. Che cosa sono io? Posso sopravvivere anche senza saperlo. Cosa sei? Posso sopravvivere anche senza saperlo. Qual è il tuo nome? Potrebbe benissimo anche non averne uno. Come posso uscire da qui? Non penso che lui... Cioè, stando alle sue parole, non sembra esserci un modo per uscire da qui. In che modo questo luogo è legato al mondo umano? Può essere interessante. Che cosa c'è in cima alla torre? No, in cima alla torre lo scoprirò più o meno io, da solo. Una sola domanda. Cazzo, sono indeciso.
cosa sono io? Credo che sia il dubbio più grande che ho avuto da quando ho iniziato questa avventura. Sono sicuro che abbiamo parlato abbastanza di questo. Tu sei una specie di cosa persona. Vediamo, mostri poco interesse per Dio, hai difficoltà a accettare che hai torto, sei molto ingenuo, devo continuare? In pratica, principalmente cose negative, ma non c'è problema, non giudico. Io sono qui solo per aiutare. Sei soddisfatto? No. Come se mi interessasse particolarmente. Allora, il punto è questo. Sentiti libero di accedere alla libreria. Nessuna cura migliore per le proprie credenze infrante che rendersi conto che le hanno tutti. Puoi ignorarmi completamente. Puoi salire alla punta estrema della torre di quel pazzo e bere il suo nettare dorato. Ma una volta capito che tu ed io saremo bloccati qui insieme fino alla fine, torna indietro e passeremo il tempo. Ci si vede. Sta assumendo un linguaggio abbastanza ostile questa entità, qualunque cosa sia. Manca soltanto il mondo 7, abbiamo già finito la torre B, eh? Comunque, termino qui la parte numero 15 della display di The Talos Principle. Se il video è piaciuto, cliccate il pollice in alto, salto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!